Morte Costanzo, quando Mariede disse, quando morirà sarà terribile. Lutto nel mondo dello spettacolo, è morto Maurizio Costanzo nella mattina del 24 febbraio a Roma all'età di 84 anni. A darne notizia è stato il suo ufficio stampa. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte della moglie Maria De Filippi, che soltanto ieri aveva registrato la puntata di domenica del pomeridiano di Amici. Canale 5 Ettari deciso, in segno di rispetto, di cambiare la programmazione odierna e non mandare in onda Uomini e Donne. Il legame tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo andava avanti da 27 anni. Nonostante la differenza d'età, De Filippi ha 61 anni, i due si erano sposati nel 1995 e numerose erano state le apparizioni e le interviste TV nelle quali raccontavano la loro storia e il loro legame. Costanzo aveva deciso di sposarsi nel 1993, quando riuscì a sopravvivere ad un attentato della mafia. Una Fiat Uno imbottita di 90 kg di tritolo esplose a Roma vicino al Teatro Parioli. L'obiettivo della mafia era Costanzo, che per pura fortuna riuscì a sopravvivere. Da quel momento capì di voler trascorrere tutta la sua vita con De Filippi. I due nel 2002 hanno anche adottato un bambino, Gabriele, che ora lavora nella redazione di Uomini e Donne. In un'intervista di Vanity Fair del 2012, la conduttrice rispose così ad una domanda specifica, quella su quale sarebbe stata la sua reazione alla scomparsa del marito. Non ci penso mai alla sua morte, perché per me sarà veramente un disastro, come quando è morto mio padre. Da questo punto di vista non sono molto cresciuta. Maurizio è più realista, spesso ne parla. E mi fa diventare matta. Non lo voglio sentire. Lui è un malinconico di natura. Gli piace esserlo, e così si diverte a dire cose come quando non ci sarò più. Oppure tu sarai la persona che mi terrà la mano fino all'ultimo momento. Sarà terribile. Non voglio pensarci. Maria De Filippi ritornò sull'argomento in un'intervista rilasciata ad Oggi. Non so se sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l'intreccio di quelle dita. De Filippi e Costanzo erano stati ospiti circa un anno fa anche a Che Tempo Che Fa. In un collegamento i due avevano parlato del loro rapporto e dei battibecchi avuti, scherzandoci su. Io sono un vecchio goloso finito con una che lo tiene a stecchetto. Maria mi bullizza. Non mi rivolgo ad Amnesty International. Però lei rappresenta la donna più importante che io abbia incontrato. Il conduttore, sia radiofonico che televisivo, giornalista e autore di numerose canzoni, lascia un enorme vuoto nel mondo dello spettacolo. Nelle prossime ore potrebbe nuovamente cambiare la programmazione Mediaset. Orice crestine pentru tine, fie egoista, liniștici, eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimaru, spike, pui, asi, șoapă. Grasul nimeni altul, del, vede sau carbo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trei.